Buongiorno a tutti, qui siamo a Vancouver, nella British Columbia, in Canada, sulla costa pacifica. Io mi chiamo Sandro Frizzi, sono un emigrante, sono emigrato in Canada all'inizio degli anni 90 circa e vivo e lavoro qua. Ho una figlia, sono un residente canadese e non sono iscritto all'AIRE, non mi sono mai iscritto all'AIRE. Quindi tecnicamente io non ho il diritto di votare. Ecco, qui volevo farvi vedere però come funzionano come funziona il voto per gli italiani all'estero. Voto che secondo me accordo con l'articolo 48 della Costituzione, che dice che il voto è personale, libero e segreto. Ecco, allora vi porto l'esempio di un amico del quale non faccio il nome per questioni di privacy. E della figlia diciottenne. L'amico è un emigrante, anche lui qua da 20 anni, è stato sposato con una signora cinese con la quale ha avuto una figlia. La figlia oggi ha 18 anni e quindi ha diritto di voto. La figlia è nata e cresciuta qua in Canada, è stata in Italia 3 o 4 volte in tutto nella vita per brevi vacanze, ma non ha nessun rapporto di lavoro, di studio con l'Italia, con il nostro paese. E sinceramente non ne sa niente di politica italiana e non le importa assolutamente niente di quello che succede in Italia dal punto di vista politico. Cioè, le piace moltissimo l'Italia per una vacanzina, per andare agli Uffizi a Firenze, per andare a vedere Venezia, andare a Roma, però quello che riguarda la vita politica italiana non le importa niente. Nonostante tutto, lei ha diritto di voto. Quindi, diciamo che il Consolato Generale d'Italia le ha inviato, ha provveduto a recapitare, una busta come questa. Ecco, queste sono due, la busta che è arrivata al padre e la busta che è arrivata alla figlia. Ok? Cosa c'è nella busta? Nella busta schede elettorali, Camera dei Deputati e Senato, una busta bianca senza nessun simbolo, nome, niente, chiusa, sigillata, cioè che andrà sigillata, scusate, il libretto delle istruzioni che spiega come votare, cioè come compilare la scheda, ti spiega di infilarla in questa busta bianca senza nessun segno, le due schede vanno infilate qua. Poi le due schede nella busta bianca, sempre seguendo le istruzioni, vanno infilate in quest'altra busta indirizzata al Consolato Generale d'Italia di Vancouver. Quindi vanno infilata la busta bianca nella quale sono già state messe, infilate le due schedine ed è stata chiusa e sigillata, va infilata in quest'altra busta indirizzata al Consolato. All'interno della busta va anche messo il tagliando elettorale, che non specifica il nome, però c'è un numero al nome del votante, il sesso del votante e non c'è nessuna firma, non va firmato. Il tagliando elettorale va tagliato e messo nella busta più grande. Ecco, questo pacco qui va al consolato italiano, che poi provvederà a recapitare il voto, cioè a maneggiare il voto nella maniera che loro sanno e che io non conosco, con le modalità che loro sanno. Adesso, perché io dico che questo non è costituzionale? Secondo me non è costituzionale, cioè non va dalla Costituzione, che ripeto, dice che il voto è personale, libero e segreto, perché in questo caso, vedete, queste due buste sono state recapitate dal postino senza nessuna ricevuta di ritorno, quindi non si sa chi le ha prese. Queste vengono infilate in quella cassettina della posta che vedete che si usa qua in America, quella con la bandierina, che quando è alta vuol dire che è piena, quando è bassa vuol dire che non c'è niente nella busta. Vengono recapitate lì, quindi alla merce di tutti, e non viene confermato il fatto che a ritirarle sia effettivamente il votante in persona. Quindi non sappiamo che chi riceverà quello che poi la compilerà e la spedirà al consolato. Anche perché, non esistendo la sua firma da nessuna parte,
gli si facilita il lavoro, ecco, si facilita il lavoro a un possibile a una possibile contraffazione, cioè diciamo qualcuno potrebbe andare veramente a raccoglierle dalle cassette delle lettere e non se ne accorgerebbe nessuno, perché vecchi emigranti o figli di emigranti, le seconde generazioni, cioè la prima generazione nata a Vancouver che ha diritto al voto, diciamo che queste persone non si rendono neanche conto che esista, cosa stia succedendo in Italia, che ci siano le elezioni adesso il 24. Ecco, un'altra cosa, questa busta può essere anche comperata e venduta, ok? Cioè $100, dammi la busta, poi me la compilo io e so chi ho votato. Non c'è nessuno a verificare che il votante sia veramente chi deve votare, quindi di solito cosa succede? Che noi siamo a conoscenza di casi comunissimi dove il figlio vota per i genitori anziani, e il figlio oppure il padre vota per i figli diciottenni ai quali non importa assolutamente. Ecco, quindi stiamo contravvenendo totalmente all'articolo 48. Dove finiscano le buste, come vengano maneggiate, noi non lo sappiamo, quella è una cosa che esula. Posso solamente dirvi che qui nelle famiglie italiane all'estero è molto comune che queste buste vengano compilate da una persona sola. Ecco, allora, ricapitolando, cosa succede? Succede molto spesso qua, e questo io lo segnalo come italiano all'estero e per aver visto, per aver assistito di persona a casi così, succede molto spesso che un componente della famiglia vota per tutti, cioè il figlio che vota per gli anziani genitori è comunissimo, quindi è il padre che vota per i figli diciottenni ai quali non importa assolutamente niente di quello che succede in Italia con tutte le loro politiche e con le votazioni. Quindi ecco, qui si contravviene totalmente all'articolo 48 della Costituzione, che dice che il voto è personale: se un padre vota per i figli o se un figlio vota per i genitori, la personalità del voto è sparita, e che il voto è segreto. Il voto non è segreto in quanto che succede, accade spesso attorno al tavolo dopo cena, vengono compilate schede, più molto spesso da una persona sola. Quindi ecco, questo voto degli italiani agli italiani all'estero è prima di tutto anticostituzionale, e poi è anche una cosa insulsa, in quanto che voglio ricordarvelo come padre e come amico, come conoscente di altri padri, di altri genitori italiani, che ai figli nati e cresciuti qua, che non abbiano rapporti diretti di lavoro, di studio con l'Italia, della politica italiana non importa niente, ne sono completamente a digiuno. Vecchi emigranti che sono qua da 30-40 anni non gliene può importare di meno di quello che succede in Italia. I vecchietti qua parlano ancora del Duce come ultima figura politica italiana, quindi insomma, voglio dire, siamo veramente al Medioevo. Ecco, è un voto insulso, è un voto che va a influenzare però purtroppo quello che è la vita di tutti i giorni, che lavorano in Italia, ed è assolutamente ingiusto che a influenzare la loro vita vada il voto di gente che è partita e magari in Italia non ci torna più da 30 anni. E ha chiuso anche i ponti con l'Italia, molti di noi. Non è il mio caso personale, però molti di noi è così. Ecco, quindi meditate, gente, meditate, e combattete almeno perché chi non ha rapporti diretti con l'Italia, non li ha più, non debba infilare il naso, mettere il naso o prendere decisioni per chi invece in Italia ci deve vivere quotidianamente. Va bene, buona fortuna.